In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile sul Citavamo canale la 42 Rivoluzione su francese, Artigo. perché il patrimonio è diventato in quel contesto un riferimento imprescindibile per le nostre società dopo la Rivoluzione francese, cioè all'interno di quelle che sono state poi le democrazie liberali nelle quali ancora viviamo e cresciamo. Perché la sfida nuova della borghesia che ha segnato il tempo nato in quel preciso momento della storia era quella di una presenza e di un protagonismo degli esseri umani nel mondo attraverso le loro capacità E creative, cioè da gli quel esseri momento in umani, poi, cioè all'interno delle società manifatturiere prime industriali, che l'esempio delle creatività passate è stato fondamentale perché ovviamente doveva essere di stimolo per quelle industrie e per quelle arti su cui si fondava sostanzialmente il nuovo sistema politico e sociale. È chiaro che con la finanziarizzazione dell'economia questo paradigma è progressivamente andato non è un cambiando, caso, che ma l'arte contemporanea a partire da un certo punto ha sostituito anche il nostro immaginario nel mercato, superando i valori dell'arte antica, l'arte appunto del passato, perché la capacità degli artisti contemporanei di partire da valori zero, dei collezionisti o dei galleristi, di creare dei fenomeni di mercato che li facessero lievitare a delle cifre astronomiche, diventava un paradigma culturale, un simbolo estetico della capacità invece del mondo della finanza di creare valore dal nulla. Guardi, la domanda che cos'è la democrazia, è una delle questioni che, come dire, caratterizzano grande parte del dibattito contemporaneo sulla teoria E politica e quello sulla che rende filosofia politica. specifico la La democrazia democrazia è l'essere una forma di governo che ha la capacità di riconoscere l'eguale autorità di tutte le persone che cosa sulle vuol dire altre. democratizzare l'azienda? È semplicemente uno slogan per dire che le aziende devono essere rese più partecipative e quindi dare maggiore voce ai dipendenti nelle scelte delle aziende, dove investire, su che tipo di settori potenziare. Oppure vuol dire che dobbiamo fondamentalmente riformare il modo in cui si intende la gestione stessa dell'azienda, così che la voce del CEO conta tanto quanto quella dell'usciere. Certo, vabbè, qui il discorso è immenso e mi è piaciuto molto questo fatto che l'università, come dire, si immagina e anche si progetta come luogo pubblico. E poi anche il discorso veramente del significato della corruzione, qual è? È molto da approfondire perché corruzione è quasi un modo di pensare, no? È un modo di vivere la società, insomma. Poi vabbè, dipende anche Ma dalle. questa cosa che dice è molto interessante, credo sia molto corretta, corruzione come modo di pensare, perché alla fine l'idea è che di nuovo, cioè possono esserci azioni corrotte, ovviamente, ma anche se una persona non partecipa ad atti di corruttivi veri e propri, se c'è una sorta di tolleranza nei confronti della corruzione, un po' che si dia, boh, così fanno tutti, si innesca questa mentalità corrotta, nel senso che è una mentalità, come dire, che non si oltraggia di più di fronte alla corruzione. E questo porta inevitabilmente ad un Come quelle indebolimento. opere sono state costruite e perché? Pensiamo per esempio all'uso del legno di cipresso per le icone, sappiamo benissimo perché il legno, perché alcune sostanze alimentari, per esempio, per le tavole dei cosiddetti, per le pigmentazioni delle tavole dei cosiddetti primitivi, c'è cioè questo valore simbolico, antropologico fortissimo fra la chiara d'uovo, il giallo d'uovo, e perché alcuni minerali che venivano d'Oriente, ovviamente per la più parte delle volte per ragioni di tipo biblico, il lapislazzulo, che ovviamente si pensava essere sui bordi, come nel dettato Ah, biblico, il molto famoso interessante il fiume. suo discorso, assolutamente lusso come Il buon autorappresentazione governo di dell'Ambrogio Amit. Lorenzetti, che rappresenta inscindibili umani, territorio e città, e si è affascinata delle teorie di Saint-Simon, delle città ideali, utopia di Thomas More, la città del sole di Tommaso Campanella, Source in the Filarete. E in un'intervista di qualche anno fa il filosofo Marra Mao illustrava come la progettualità politica da piani ventennali si schiaccia sul presente mediatico,
della risposta della provocazione del giorno prima, mentre regimi autoritari fanno ancora progetti di agitata urbanistica, il settore urbanistico, un settore dove che è spesso a rischio di corruzione, se ne intendiamo in uno dei sensi principali, in termini di essere oggetto a pressioni esterne ed eventualmente tangenti. E qui la riflessione, a mio parere molto interessante, è quanto l'utilizzo di queste tecnologie possa essere effettivamente un puntello dell'azione istituzionale e quanto invece non rischi di deresponsabilizzare i funzionari, delegando in un certo senso all'algoritmo la presa in carico del buon funzionamento dell'istituzione. E questo, ecco, le implicazioni in questo senso dell'introduzione dell'intelligenza artificiale anche nella. In contemporaneamente trovate i dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.